The IPT is the International Physicist Tournament. It was first created in 2009 between the Ukraine and the Russia. But now it brings more than 20 different countries together. Each country comes with one team of 6 undergraduate students and 2 team leaders, and they discuss about physics during 1 week. During all the preparation, the student has to work on 17 different physical problems that can be really wide. For instance, this year we had to work on the fissioning of ferrofluid droplets in a gradient of magnetic field, but also recreating the thing, which was a device invented by the Russians during the Cold War in order to spy the White House, or even the concept of the hand glider, which is simply a piece of paper that we are able to make fly and move only with the hand behind it. So during this competition, the role of the team leader is first to organize the work of the team and also to find money in order to make the experiments and the trip during the week of competition. They also have to help the student in the research line they have to follow in order to answer the best the problem. Una volta arrivati nel paese ospitante, quest'anno la Svezia, inizia la competizione. Il torneo in sé è diviso in fight, cioè in scontri tra le varie nazioni, che quest'anno erano 18 ed erano quindi organizzati in 2 gironi da 9. In ogni fight ci sono 3 ruoli da ricoprire. Il reporter, che deve presentare la propria soluzione a uno dei problemi proposti. L'opponent, che invece ha il compito di criticare la presentazione fatta dal reporter, e lo fa soprattutto in tempo reale, perché è un fight molto dinamico, nel senso che io che sono l'opponent vedo la tua soluzione e immediatamente devo fare una presentazione riguardante gli errori nel tuo approccio. E il reviewer, che ha invece il compito di moderare la discussione successiva tra il reporter e l'opponent. Ogni squadra all'interno del fight ricopre tutti e 3 i ruoli a turno e soprattutto adesso mi sentite parlare in italiano, ma là ovviamente si fa tutto in inglese. Uno dei problemi che ci è stato chiesto di risolvere è stato trovare il metodo più efficiente per risciogliere un cucchiaino di miele in una tazza di tè. Voi come fareste? O meglio, come fareste a trovare un metodo per determinare quando il processo di dissoluzione è effettivamente terminato? Noi abbiamo scelto di fare un'analisi ottica nel visibile, mentre altre squadre hanno deciso di sfruttare altri fenomeni come la conducibilità elettrica o la fluorescenza del miele. Un altro dei problemi che ci è stato assegnato era di replicare l'aurora boreale in laboratorio. La nostra prima reazione è stata: bene, come facciamo? Ci sono diversi parametri su cui si può giocare. C'è la temperatura, ma è molto difficile da regolare. C'è la pressione e con opportune pompe siamo riusciti ad arrivare a una pressione di circa 1/1000 di quella terrestre. Dovevamo replicare il campo magnetico terrestre in laboratorio con un magnete e dovevamo lavorare per accelerare gli elettroni con alti potenziali, 600 volt, evitando possibilmente di fulminarci. E alla fine siamo riusciti ad arrivare a un risultato costruendo un apparato sperimentale che replica l'aurora, la miniaturizza, e siamo stati estremamente sorpresi dal fatto che effettivamente funzionasse il primo colpo e siamo stati molto soddisfatti. Uno dei vantaggi di essere riusciti a miniaturizzare l'aurora così tanto è stato che abbiamo potuto portarla alla competizione in Svezia, se non fosse che ci hanno perso i bagagli. È stata un'esperienza unica nel suo genere. Per la prima volta abbiamo potuto mettere mano a cose che normalmente si studiano solo sui libri. E anche questo non è necessariamente bastato, perché i problemi a volte sono così bizzarri che anche quello che fai sui libri o quello che hai già studiato non ti basta assolutamente. Anche questo è vero. Anzi, forse la parte più difficile è stata quella di conciliare il tempo che normalmente uno dedica allo studio proprio e quello che abbiamo dovuto dedicare noi all'IPT. E la parte più impegnativa di tutto questo progetto è stata probabilmente la fine. Infatti è nell'ultimo mese in cui bisogna concentrare tutte le proprie energie, perché c'è sì da finire gli esperimenti, ma bisogna scrivere le presentazioni, bisogna tirare le somme, ed è per questo che è stato soddisfacente. Sì, siamo arrivati alla fine, all'ultimo giorno, con i problemi più o meno pronti. Erano pronti. All'inizio di aprile, quando siamo andati in Svezia a Göteborg, siamo arrivati con i problemi effettivamente pronti e abbiamo avuto in questo viaggio in Svezia la possibilità di conoscere ragazzi, studenti di fisica provenienti da tutto il mondo, e con loro parlare di fisica ma anche di tanto altro. Sì, le esperienze di vita, è stata forse la parte migliore, è stata quella di poter condividere le esperienze di vita con gente da tutto il mondo che normalmente non incontreresti mai. È un progetto fuori dall'università che di sicuro vi consigliamo, vi arricchisce sia come persone sia arricchisce il vostro curriculum. Noi quest'anno siamo arrivati ai 6 all'esordio e per l'anno prossimo stiamo organizzando le selezioni nazionali. Vi aspettiamo.